Ciao Loredana, Ciao. vuoi partire tu allora, visto che sei... Siamo No, in no. diretta con Transform Italia e Laboratorio del Sud, un grande cammino che abbiamo fatto già l'anno scorso e che riprendiamo adesso, anche se in forma digitale, per via delle misure che stiamo tutti quanto adottando per quello che viene definito il distanziamento sociale, che è un distanziamento fisico e non sociale, perché questi strumenti al messo lato ci consentono di mantenere i rapporti. E noi, come dicevo, abbiamo come Laboratorio Sud incontrato tante realtà nel meridione e fino ad arrivare a un'assemblea che abbiamo tenuto, e anche questa in forma virtuale, e che ci ha consentito di approfondire alcuni dei temi, a partire chiaramente da quello della sanità, della condizione, diciamo, delle sanità nel sud, nel meridione, ma anche le condizioni di lavoro, di vita, delle popolazioni del sud. Oggi siamo di fronte ancora una volta alla seconda ondata di questa pandemia, una pandemia che ci costringe a fare i conti con i limiti e gli sbagli fatti nel passato e che ancora non vengono assunti come sbagli. E quindi siamo di fronte anche a una situazione molto più allarmante per via delle condizioni non soltanto sanitarie, ma anche sociali che soprattutto nel sud l'Italia sta affrontando. Di pochi giorni fa le manifestazioni di Napoli e di altre città in Italia e nel meridione che raccontano questo disagio, che raccontano una mancanza di intervento che serve a riequilibrare lo strapotere, diciamo, del mercato, lo strapotere della finanza con gli interessi e la vita delle persone. È per questo che riprendiamo da qui, abbiamo chiamato questo nostro conto Polveriera Sud. Lo facciamo appunto con Natale Cucurese, presidente del Partito del Sud, con Loredana Marino, responsabile del Mezzogiorno di Rifondazione Comunista, Paola Nugnes, senatrice del Senato della Repubblica, Giovanni Russo Spena, costituzionalista, e Sorge, che è sindacalista dei SICOBAS di Napoli. Ancora non sono con noi alcuni degli invitati, però intanto iniziamo questa diretta anche per dovere e rispetto di quello che avevamo promesso. Per questo do subito la parola a Natale, che un po' ci dice qual è la sua idea, come vede lui la situazione nel sud e come è possibile dare qualche risposta. Grazie, Natale. Sì, grazie, grazie Roberto. E buonasera a tutte e a tutti. Sono d'accordo con quanto hai detto, Roberto, come introduzione a questa puntata del Laboratorio Sud. Riprendiamo appunto le trasmissioni anche perché ce n'è bisogno, voglio dire, per denunciare tutte le storture che stanno capitando in questo periodo più che mai. A danno del sud, ma non solo, diciamo la verità, perché qua non è solo un problema nord-sud, è anche un problema, uso una parola che ormai è desueta, di classe, però di questo fondamentalmente stiamo parlando. Mai come adesso, diciamo, le differenze tra così, le discriminazioni e quant'altro stanno venendo alla luce. Io mi permetto di fare solo alcune considerazioni su quello che è successo in un recente passato,
per poi collegarle alle cose che stanno avvenendo in queste ore con la, così, con la differenziazione dell'Italia in regioni rosse, regioni arancione, regioni gialle. Cioè, diciamo che questa pandemia poteva essere l'occasione per ripensare le relazioni tra le varie aree del paese, invece tutto procede come purtroppo tutti sappiamo, come sempre è stato in Italia. E anche se bisogna considerare che la scorsa primavera il Mezzogiorno è stato costretto a fermare tutte le sue attività e ha subito per questo un danno economico gravissimo, che è stato calcolato il mese scorso dal Centro Studi FIPE Confcommercio in circa 100 miliardi di euro. A questo aggiungiamo che sappiamo oggi, grazie alla desecretazione parziale degli atti relativi alle decisioni del governo in merito all'emergenza, che il lockdown al sud fu solo una decisione politica, perché praticamente il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, la riteneva la chiusura necessaria solo in Lombardia, in alcune province, Parma, Piacenza, Rimini, eccetera. Quindi, mentre al nord si procedeva a un lockdown tardivo, al sud si sprangava tutto praticamente senza nessun ritegno. È interessante, facendo appunto questo parallelismo tra quello che è successo e quello che sta succedendo oggi, il fatto che proprio l'altro ieri il governatore della Lombardia, Fontana, ha tornato a reiterare, cioè a dire praticamente devono chiudere tutti, non possiamo chiudere soltanto noi della Lombardia. Ecco, questa visione ci fa capire, voglio dire, tante cose, perché da quello che è successo non si vuole veramente imparare niente. Diciamo che la chiusura è stata anche così obbligata, diciamo, tra virgolette, perché ancora poi non si conosceva di precisi quelli che erano i contorni di quello che poteva accadere, ovviamente, perché erano 100 anni dall'epidemia spagnola del 1920, che il paese per fortuna non era alle prese con una tale emergenza. E il Sud, si aveva la consapevolezza che al Sud c'era una carenza di strutture ospedaliere e relativi presidi medici, causato da una pluriennale sottrazione di risorse. Io ricordo sempre il rapporto Eurispes del gennaio scorso, c'è cioè una situazione di risorse per ben 840 miliardi di euro alle regioni, svantaggio delle regioni del sud a favore delle regioni del nord, e per un periodo questo considerato 840 miliardi di sottrazione dal 2000 al 2017. Ma non dimentichiamoci che questa sottrazione di risorse sta continuando giorno dopo giorno, anno dopo anno. Questa sottrazione di risorse per una larga parte, diciamo, è proprio ai danni della sanità regionale, grazie al sistema delle quote paritarie ponderate. Qui cosa sarebbe cosa cioè, porterebbe via troppo tempo praticamente, però diciamo che anche questo è uno dei tanti meccanismi, sia quello della spesa storica, per scippare, in poche parole, soldi al sud a favore del nord. Attenzione, perché proprio in queste ore questo problema di un sud che ha una carenza grave di strutture ospedaliere si sta ripetendo a svantaggio del sud, proprio in questa suddivisione di zone rosse, zone arancioni e zone gialle. Prendo la precisione in Calabria, perché può sembrare strano, ma la Calabria, almeno dovrebbe essere sicuramente tra le zone rosse. Io ricordo che la Calabria ha un indice RT, quindi di trasmissione contagio, dall'1,5 all'1,8, che comunque è alto, voglio dire, ma non molto più alto rispetto ad altre regioni che saranno arancioni, ma ha un'incidenza, cioè un'incidenza di trasmissione 130, che è la più bassa che c'è in Italia. Faccio l'esempio che in Lombardia, ad esempio, l'incidenza è 770, ma l'occupazione poi di posti letto nella Calabria è solo al 20%, parliamo di quelli ovviamente in terapia intensiva, ma sarà molto probabilmente, diciamo sicuramente, la Calabria in zona rossa, perché le province di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria hanno praticamente in modo particolare una carenza di strutture sanitarie. Il caso della Calabria è un caso emblematico, perché
Perché? Perché la Calabria, io ricordo che praticamente è già da tempo che ha la sanità commissariata. Un anno fa il nuovo governo, allora il governo appunto che è quello diciamo giallo-rosso, rosso tra virgolette, e tramite il ministro Speranza ha inviato una task force dal Veneto per commissariare in modo particolare la chirurgia calabrese. Ricordo che persino il giornale di Confindustria, sulle 24 ore, di fronte a una così gigantesca operazione contro le ragioni della sanità calabrese, manifestò perplessità in merito. Leggo: una mossa che alimenta qualche sospetto a 2 mesi dalle elezioni regionali, che poi addirittura portarono la povera Santelli, che purtroppo è scomparsa poche settimane fa. E quindi alla vittoria addirittura il centrodestra, dove appunto il vicepresidente, che adesso incarica Spirlì, è espressione della Lega Nord. Quindi una mossa, diceva Sole 24 Ore, che alimenta qualche sospetto a 2 mesi dalle elezioni regionali, in un territorio in cui il dibattito sull'autonomia differenziata contrappone radicalmente le parti in gioco e la questione sanità. È una grande emergenza, a cominciare dal fabbisogno del personale e dai vincoli del piano di rientro. Il ministro della Salute ha recepito di fatto una decisione dello scorso giugno, al tempo del primo ministro del governo Conte con la Lega, seguita alla richiesta di intervento della Regione Veneto proprio da parte del ministero, il tutto a 2 mesi dalle elezioni, dal che ovviamente si poteva evincere che il governo Conte 2 si muoveva in perfetta sintonia con quanto deciso dal Conte 1. Questo ci deve ovviamente fare aprire gli occhi, secondo me dovrebbe far, visto che adesso per i motivi che purtroppo ho accennato prima, bisognerà, se ci saranno nuove elezioni regionali, teoricamente entro 60 giorni, poi adesso con il lockdown casomai potranno slittare, comunque vedremo per cercare un attimo di aprire gli occhi, perché è chiaro che la regione Calabria non può essere commissariata dalle regioni leghiste del nord, soprattutto, come diceva poi addirittura il giornale di Confindustria, in un quadro di autonomia differenziata. Oltretutto, faccio anche un attimo a questo punto, il discorso dell'autonomia differenziata in questi mesi, malgrado che proprio con la pandemia da Covid ha mostrato la sanità tutti i suoi limiti, e vediamo anche quello che sta capitando tutti i giorni, penso questo contrasto fortissimo, diciamo, tra i presidenti regionali e il governo nazionale, e quindi invece di rallentare sta addirittura accelerando. Io ricordo che è stata inserita una legge quadro Boccia collegata alla legge di bilancio, quindi se questo passa, e visto che normalmente la legge di bilancio è approvata a gennaio, noi abbiamo praticamente un paio di mesi per cercarci di opporci a questo quadro, questa autonomia regionale differenziata, che vediamo tutte quelle problematiche che sta creando. Dopodiché si andrà avanti con l'autonomia, molto probabilmente senza neanche definire i LEP, perché i LEP si definiranno dopo, pare. Ma il problema è che i LEP dal 2001, che devono essere definiti, hanno permesso per l'appunto quello scippo di 840 miliardi di euro di cui dicevo prima. Quindi tutto va avanti nel modo peggiore per il Sud. Il governo mostra di essere prono agli interessi di quel Nord, che non ha voluto rischiare di perdere quello che da sempre considerano proprio mercato interno, e da questo anche la chiusura della primavera, cioè si è impedito praticamente al sud di organizzarsi in modo autonomo per non perdere appunto questa, diciamo così, colonia interna estrattiva. In realtà tutto questo, questa secessione di ricchi delle regioni virtuose, cosiddette, tra virgolette, io direi la Lombardia, molto tra virgolette, visto quello che sta combinando il duo Gallera e Fontana, non sta portando molto bene neanche alle regioni del nord, se è vero come è vero che per quanto riguarda il reddito pro capite delle 280 regioni dell'Unione Europea tra il 2000 e il 2018, la Lombardia è passata dal 17° posto al 44°, l'Emilia Romagna dal 25° al 55° e il Veneto dal 26° al 74° posto, questo per restare
sulle tre regioni capofila della richiesta di autonomia. Oltretutto, questo aumento, questa perdita di posizioni in classifica è proprio quello che ha fatto sì che i paesi del nord Europa, quelli definiti frugali, che operano nell'Italia contro l'Italia, contro, tra virgolette, comunque diciamo nei confronti dell'Italia, vista nel suo insieme, in modo simile a quanto le regioni del nord Italia, che richiedono autonomia differenziata, operano nei confronti del sud Italia, emarginandolo senza alcun motivo reale, se non quello di incassare ogni fondo statale ed europeo. Quindi è facile capire come la situazione, come quella che appunto sta vivendo la Lombardia, che anche questa, oltre che in primavera, anche adesso è quella messa peggio, voglio dire, coi dati non testimoniano un certo vantaggio della presunta efficienza delle locomotive del nord, anche in Europa. Ora però qua si pone un problema, ed ecco qua il problema di Polveriera Sud, che è pure il titolo di questo nostro incontro. Qua bisogna capire, perché ormai il re è nudo dal mio punto di vista, cioè ormai l'ha capito tutti, voglio dire. Bisogna, anche se probabilmente l'informazione al sud non è ancora arrivata a tutti, e questo poi ci sarebbe da aprire un altro capitolo, che è quello dei mezzi di informazione, delle TV, dei giornali in generale. Qui vabbè, il discorso sarebbe veramente lungo e problematico. Ora però bisogna capire se in questa Repubblica tutti i cittadini sono uguali o se invece sono divisi, come già da anni appare del tutto evidente, i cittadini di serie A al nord e di serie B al sud. Bisogna capire, cioè, se anche questo governo, come tutti, nessuno escluso, quelli che l'hanno preceduto, gli interessi delle locomotive del nord, cioè di Confindustria e dei suoi sodali, vengono prima di ogni altra considerazione. E se per interesse nazionale si intende solo quelle delle regioni del nord, che si sono pure autoprogrammate virtuose con i soldi degli altri. Quindi, relegando questo del paese, non a caso, va sempre descritto come sprecone, a un'appendice tollerata solo perché al solo servizio di questi esclusivi interessi. Con la pervicace volontà di proseguire col regionalismo, a questo punto, che abbiamo, come ho detto prima, ormai manca poco, questione veramente di pochi mesi, cadranno anche gli ultimi mascheramenti e i meridionali, 20 milioni di meridionali circa, sapranno con certezza che loro, che rappresentano il 34% di cittadini italiani, non godono degli stessi diritti del restante 66% dei cittadini delle altre regioni del centro-nord. Ora la domanda è: i cittadini del sud quanto ancora continueranno a pazientare e a sopportare di fronte a questi miserabili e continui furti di risorse, data inoltre la mancanza di rappresentanza? Perché qua è tutto un gioco, voglio dire, a incastro contro il sud, perché la mancanza di rappresentanza che si prospetta i loro danni a causa del risultato del recente referendum costituzionale. E su questo chiudo. Forse ai più è infatti sfuggito che oggi, in attesa di una nuova legge elettorale, di cui però al momento nessuno più pubblicamente parla, con la riduzione dei parlamentari del Senato, il voto di un cittadino della Basilicata, della Calabria, della Sardegna vale la metà di quello di un cittadino del Trentino Alto Adige. Allora, voglio dire, qua la Repubblica Italiana ha cambiato pelle da qualche mese a questa parte ed è diventata un'oligarchia partitocratica. Ma visto che non si può oggi impedire il voto a intere categorie, così come si faceva nell'Ottocento, ad esempio con le donne, gli analfabeti, gli indigenti, hanno creato questo meccanismo, quindi non si può anche per la parte dell'Europa, anche per immagine sarebbe disdicevole, per cui il voto di chi nei fatti si ritiene un cittadino di serie B vale la metà, quindi disattivandolo e rendendo la rappresentanza solo di facciata, e comunque minoritaria. A questo quadro, che già si preannuncia tempestoso, Natale. andiamo, sì, finisco, si aggiunge il ruolo sempre più egemone e verticistico della conferenza Stato nelle regioni, che nei fatti è diventata la terza Camera, lo vediamo in questi giorni, sempre più in conflitto col governo nazionale, e dove in realtà anche per, voglio dire, l'ignavia di un certo ceto politico meridionale si è creato il divario nord-sud. Quindi tutto quanto fa tendere
un altro che polveriera, qua veramente potrebbe esplodere veramente una rivoluzione. Cioè, lo so che c'è chi se lo augura, però voglio dire, se si può, siamo anche tutti pacifisti, è meglio evitare. Grazie. Grazie a te Natale, è stato, gli abbiamo concesso un po' di tempo per raccontarci un po' in maniera estesa e descrivere un po' la situazione. Chiedo agli altri chiaramente di rimanere un po' nei tempi, intorno ai 10 minuti. Diciamo, l'ultimo richiamo, diciamo, alla Costituzione mi porta a dare subito immediatamente la parola a Giovanni Russo Spena, che da Napoli la conosce, sa che cos'è. Sì, buonasera Roberto, buonasera a tutte e tutti. Io riprendo due temi, ovviamente abbastanza brevemente, avrebbero bisogno di analisi più ampie, che già Natale Cucurese bene ha individuato, e io condivido la sua analisi. La prima, appunto, è la lotta, credo, necessaria, indispensabile a livello nazionale, a livello costituzionale, e credo nel Sud abbia questa lotta un particolare rilievo contro l'autonomia differenziata, contro la cosiddetta autonomia differenziata, che giustamente chiamiamo secessione dei ricchi per farsi meglio comprendere. Perché noi vediamo che anche in questi giorni si stanno accentuando le contrapposizioni territoriali fra nord e sud, e colpisce in questi giorni, mi colpisce molto il fuoco di sbarramento addirittura sui soldi, sugli euro che devono arrivare dall'Europa, e di fronte pure ai pronunciamenti sia del governo, del ministro Provenzano, che della commissaria europea, la von der Leyen, e il fuoco di sbarramento della Confindustria italiana di Bonomi nei confronti della pur parziale fiscalizzazione dei contributi al sud. È pazzesco. E noi quindi dobbiamo contrastare, questo è un primo elemento di lotta che mi piace di indicare, dobbiamo contrastare con efficacia la teoria del residuo fiscale, perché la teoria del residuo fiscale, che tra l'altro è una falsità, come già Cucurese spiegava, è alla base dell'autonomia differenziata. Cioè praticamente vogliono maggiori poteri, maggiori quattrini. Questa è la richiesta del 2017, del resto del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia, quindi regioni di destra e regioni di centrosinistra. Ma nel frattempo, e questa è la prima osservazione che dobbiamo portare nella nostra campagna, nel senso comune, ma nel frattempo è cambiato il mondo, perché la pandemia ha cambiato il mondo in questo senso, ha evidenziato, per esempio, per quanto riguarda la sanità, anche per quanto riguarda la scuola, il disastro umano e politico del nuovo titolo quinto. E qui praticamente la sanità ha dimostrato che una regionalizzazione spinta, che significa secessione, porta una confusione, non solo, ma porta una discrasia, porta una impossibilità addirittura dell'attuazione del diritto universale dello stato sociale, cioè alla cura. Purtroppo ha ragione Natale, purtroppo il governo non solo non ha compreso che la situazione è cambiata anche nel senso comune di massa. Oggi non c'è persona che non dica occorre un'unica sanità nazionale, occorre una sanità di prevenzione, occorre una sanità territoriale. Cose che diciamo da decenni inascoltati. È vero, ma purtroppo il governo invece, addirittura con un'operazione che io ritengo, mi permettete, indecente in tema di igiene istituzionale, cioè portando l'autonomia differenziata dentro un collegato alla finanziaria, oggi si chiama legge di stabilità. Poi sappiamo che le leggi di stabilità ormai da anni vengono approvate con l'apposizione del voto di fiducia e senza nemmeno poter discutere e approvare gli emendamenti. Quindi il Parlamento viene azzerato e il collegato, cioè l'accordo fra esecutivi, cioè fra il governo nazionale e il governo di Zaia,
di Fontana, di Bonacini, con la benedizione del PD, dei 5 Stelle e ovviamente con il plauso e il gaudio di Salvini e della Meloni e di Berlusconi, diventa la nuova Costituzione italiana, che significa l'abbattimento dell'idea della Repubblica unitaria e la concezione delle autonomie locali come momento di secessione, come momento in cui il potere sia legislativo sia amministrativo passa nelle mani delle regioni. Io credo che questo sia un punto fondamentale per il Mezzogiorno, e credo che nel Mezzogiorno noi potremo trovare un largo ascolto e potremo anche trovare delle alleanze anche non solo sul piano sindacale. Anzi, mi augurerei che i sindacati confederali facessero un po' di più, si rendessero conto del problema, facessero un po' di più di quello che finora hanno fatto, cioè pochissimo, ma anche una mobilitazione di movimenti, di sindacalismo di base, di intellettualità, di saperi. Si stanno muovendo l'Università di Napoli, della Calabria, come sappiamo, della Sicilia, ma perfino settori dell'industria, più attenta al fatto che comunque, appunto, abbandonare 20 milioni di persone al proprio destino, creando questo dualismo di poteri e economici, significa creare una palla al piede di tutto il sistema produttivo italiano. Significa ridurre il Nord praticamente ad una dépendance della Baviera, del centro Europa, della Mitteleuropea, quindi praticamente agganciando all'Alpe Adria, alla Mitteleuropa, il nord sino all'Emilia e parte della Toscana, e il resto abbandonandolo in qualche modo a un intervento pubblico assistenziale. Il secondo punto che si collega a questo ragionamento, che ovviamente ho potuto appena accennare, ma un ragionamento su cui dobbiamo produrre materiale, scrivere, discutere, nei limiti in cui la pandemia ce lo permetterà, fare una vera e propria campagna di massa. Il secondo punto che si collega a questo è quello che abbiamo provocatoriamente nel titolo della chiacchierata di questa sera voluto giustamente mettere, cioè la polveriera sud. La polveriera del sud che non può essere relegata a problema di ordine pubblico. Mi dispiace, la Lamorgese e il governo sbagliano. Quando il blocco sociale non è la camorra di Ultras e Forza Nuova. Il problema reale è che si inseriscono con furbizia in assenza di una sinistra che non fa il proprio mestiere, che non organizza la rivolta e la ribellione sociale, si inseriscono nelle forze strumentali che sono invece il braccio armato della borghesia, e quindi è un ossimoro, appunto. Cioè, da un lato portano le persone in piazza in base al disagio, dall'altra parte sono il vero braccio armato poi della borghesia del nord. Noi questo ossimoro, questa truffa, dobbiamo farla saltare. Come? Io credo che noi abbiamo due strade. Da una parte ovviamente il conflitto sociale. Conflitto sociale significa che noi dobbiamo saper agire il diritto di resistenza, forme di lotta e di organizzazione che riescono a sedimentare anche dei contropoteri. E contropoteri intendo dire proprio in senso gramsciano capacità di lotta, capacità di spostamenti in avanti dei rapporti di forza, ma anche capacità di contrattazione, cioè di vertenzialità, soprattutto nei confronti di quelle istituzioni comunali, di quelle istituzioni di prossimità, più vicine appunto ai bisogni delle persone, che noi possiamo investire. Lo facciamo già in tante parti del sud, in questo senso sono importanti forme di aggregazione. Possiamo pensare a Riace, ma a tante altre, che hanno dimostrato che può esistere un modello alternativo, insieme al mutualismo, cioè conflitto sociale e mutualismo, io credo che siano in qualche modo le strade. Perché? Faccio la terza osservazione e chiudo. Perché io sono convinto che anche qui, dal punto di vista dell'analisi sociale della composizione di classe, in qualche modo il mondo è cambiato. La situazione non è stabile. Si sta determinando un nuovo equilibrio di potere economico, sociale e anche istituzionale. E il terreno di lotta è certamente quello tradizionale, la contraddizione capitale-lavoro, a cui tutti teniamo molto, io per primo. Ma il terreno di lotta si sposta su un punto che è fondamentale. Arrivano gli euro del recovery bond,
della forza del MES. Il problema diventa la battaglia sulla ricchezza sociale. Questo poi ci dicono le rivolte meridionali, quelle serie, quelle che dobbiamo organizzare. Questo ci dice, per esempio, la manifestazione molto bella di Roma di sabato. C'è una riorganizzazione per la prima volta unitaria di piccole forze politiche come Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, ma i movimenti, ma le associazioni come la Rete dei Numeri Pari, settori sindacali di base. Cioè qui c'è un grande terreno di lotta nuovo che vorrei sintetizzare così, proprio per metterla in breve. Non si lotta più su quanto Stato. Certo, il problema è la lotta contro le privatizzazioni, ma il tema vero sarà quale Stato? Quale Stato? Cioè lotteremo per resistere, quindi, ma anche insieme per la conquista di segmenti importanti di quella che Marx chiamava la ricchezza sociale. Perché ricchezza sociale significa, ce lo insegno nel resto dei compagni di Non Una di Meno, nel loro ultimo bel documento, significa attenzione al rapporto fra produzione e riproduzione. Riproduzione significa la cura, e cura, attività di cura, significa istruzione, sanità, accoglienza dei migranti, diritti. Ecco, questa è la capacità di mettere insieme conflitto sociale e mutualismo. Il mutualismo non è l'assistenza. La Caritas lo fa benissimo e lo fa molto, molto meglio di noi. Noi non dobbiamo copiare la Caritas, noi dobbiamo concepire il mutualismo come momento di contropotere che ci avvicina ai bisogni delle persone e che costruisce un nuovo rapporto di forza nella società, quindi il mutualismo come forma di lotta anticapitalistica. Ecco, chiudo dicendo che vi sono due forme, e lo dico anche al centro-sinistra, sto pensando a quello che sta accadendo a Roma e in città in cui vi sono le elezioni comunali. Basta con questa storia del voto utile e con questa storia del tentativo di catturare e di omologare pezzi di movimento. Proprio ieri sera abbiamo tenuto un'assemblea importante, la Rete dei Numeri Pari, in cui abbiamo rifiutato questo punto. Perché? Perché sempre in queste fasi storiche vi è una sorta, chiamiamola così, di doppio movimento. Cioè esiste la politicizzazione della società civile, che è un fatto fondamentale, no? Una società civile che ricerca dal basso una rappresentanza, come diceva Natale Cucurese, una rappresentanza che non ha, ma esiste anche una statualizzazione della società civile che rigettiamo. C'è un'omologazione, cioè la politica che per salvare se stessa e per farsi perdonare le proprie manchevolezze, come dire, contratta, omologa, compra, vogliamo usare anche la parola compra a volte, pensiamo a certe convenzioni, pezzi di società civile che sono in lotta. E io credo che noi dobbiamo rifuggire questa tentazione, sfuggire da questo pericolo e costruire invece un blocco sociale alternativo. Grazie. Grazie Giovanni, molto interessante come sempre. E a Paola Nunez, che ringraziamo ancora per essere sempre a disposizione del percorso che facciamo come Laboratorio Sud e che ci dà anche l'opportunità di avere un punto di vista, diciamo, interno alle istituzioni. A lei vorrei appunto dare la parola chiedendo appunto qual è il processo che è in corso su, e qual è il dibattito in aula. Sì, dunque, la situazione, come tutti hanno chiaro, è estremamente grave, però la cosa che mi sorprende molto è che era una situazione prevedibile e non è stata prevista, cioè nel senso che non ci si è organizzato, non ci si è organizzati per questa nuova fase che era tutta sulla carta. Io credo che l'analisi della prima fase e del primo lockdown che abbiamo vissuto sia stata una fase dove la tenuta sociale si è tenuta grazie all'eccezionalità dell'evento, al fatto che uno tsunami enorme e inaspettato ci abbia travolti tutti, compreso l'esecutivo, e che c'era soltanto una risposta che era quella di fare effettivamente fronte comune anche le persone più disagiate da questa situazione
E il, diciamo, l'aiuto che è venuto dai territori, diciamo la, di quello di cui si parlava, no? Questa capacità di accogliere, di sostenere, questo welfare fatto dal basso, è stata una rete indispensabile per sostenere questo terremoto, questo tsunami, questo evento non controllabile. Ma era chiaro che questa diciamo tenuta non si sarebbe potuta mantenere a lungo, e quello che è stato sicuramente anche un ritorno di un consolidarsi del potere dell'esecutivo, del, diciamo del, della capacità del premier di avere anche molto riscontro nella popolazione, una risposta estremamente positiva, così come anche i governatori l'hanno avuto, no? Da quel momento non hanno avuto neanche la capacità di rendersi conto che non sarebbe potuto durare. Non hanno programmato, non hanno organizzato il futuro per fare tesoro di questa, di questo consenso guadagnato, diciamo, a loro senza un gran merito, ma sull'onda del disastro, e non lo hanno saputo mettere a frutto. Adesso chiaramente la situazione, anche se da un punto di vista, come dire, epidemiologica sembra che non sia così grave, chiaramente è molto peggio tollerata. Il fatto che le strutture sanitarie siano già in affollamento e che non si abbiano tempi certi per un tampone, no? Io chiaramente parlo soprattutto del sud, ma in particolare della Campania, del napoletano, no? 20-25 giorni per avere un tampone, ore e ore di file insieme a, cioè, asintomatici, gli asintomatici in fila per un tampone con grandissimo danno, una struttura sanitaria di base inesistente, che ho avuto anche purtroppo la sventura di dover verificare, perché sono stata in isolamento fiduciario alla fine di settembre, no? Durante le votazioni, infatti non mi è stato garantito il voto per questo, benché non fossimo ancora in una situazione così grave, e ho atteso 8 giorni per avere il risultato di un tampone fortunatamente negativo. Non c'è un ASL che risponde, non c'è un medico di base che interviene con una risposta chiara, veloce, di supporto. Quindi tutto quello che ci eravamo raccontato durante la fase più acuta non si è verificato. Eppure in Campania sono stati spesi 18 milioni di euro per delle strutture che non sono state ancora, strutture Covid, che non sono state neanche collaudate, e soprattutto non sono stati assunti i medici, i paramedici, gli operatori sanitari che servono a tenere in piedi una struttura del genere. E già a fine ottobre le terapie intensive di cardiologia venivano requisite per reparto Covid, e questo è gravissimo, perché chiaramente non si muore solo di Covid, si muore anche di altre gravi patologie, e ci si può infettare di Covid anche semplicemente perché si va al CTO, perché si è avuto una distorsione a una caviglia, perché chi ha avuto questo malaugurato evento ha avuto modo di verificare che non ci sono divisioni tra corridoi puliti e sporchi, e ci si trova per una frattura, una distorsione, a contatto con persone che hanno problemi gravi respiratori e in quello stesso luogo. Questo chiaramente insieme ad una situazione economica e sociale già gravissima, perché noi chiaramente non è che abbiamo trovato una situazione al sud che si è venuta ad aggravare o a determinare da gennaio di quest'anno. Noi abbiamo decenni in cui la forbice tra il nord e il sud si è andata ad aprire, la differenza tra chi
ha delle certezze, diciamo, economiche e dei vantaggi che si sono anche cresciuti in questa fase, no? Perché sappiamo che non tutti hanno perso da un punto di vista economico in questa fase, ma ce ne sono molti che si sono avvantaggiati economicamente di questa crisi, e una situazione quindi economica e sociale gravissima. Qual è la condizione del Sud, o almeno io posso parlare più con più, diciamo, sentimento, con più percezione, no? Al di là della valutazione numerica e politica basata sui dati, ma sicuramente la situazione di Napoli è data da un tessuto particolarissimo. Quando il venerdì 23 ottobre sono cominciati quei tumulti e i mass media, i giornali, le televisioni hanno detto che in strada c'era la camorra, che c'era la malavita organizzata, che c'era l'estrema destra, hanno raccontato una storia che è stata sicuramente estremamente forzata. Non c'è stato l'interesse di andare a verificare questo tessuto che ha generato questi tumulti all'inizio spontanei e poi sempre più organizzati il 23, un po' sparsi in tutta la città, ma poi nei giorni successivi, il sabato, la domenica, ancora il lunedì, sempre più organizzati e anche con delle idee molto più chiare, che poi si è avuto anche il modo di spiegare. Allora, noi innanzitutto fortunatamente non abbiamo questa destra così forte organizzata a Napoli, non c'è proprio, non ha questa potenza. Chiaramente c'è stato un tentativo di cavalcare un'onda, perché la destra questo sta provando a fare ormai da parecchio tempo, anche con grandi risultati, no? Con grandi consensi, però sicuramente Napoli non è una città che ha risposto a questo richiamo della destra, fortunatamente. Si è detto camorra e delinquenza organizzata, perché si confonde quella che è un'economia sommersa, che è incolpevole, perché dobbiamo dircelo, è incolpevole, che si basa anche purtroppo sul nero, ai limiti di una, diciamo, di un rapporto anche a volte illegale, ma che non è basato da, come dire, non si basa su una delinquenza di strutturata, e non sempre e non necessariamente. Sicuramente la camorra organizzata discute le proprie problematiche e tratta i propri affari in altri luoghi. Può scendere in piazza e introfularsi per dare dei segnali forti, ma non credo che sia quello il luogo dove oramai necessitano di rendersi visibili. Noi non dobbiamo pensare alla camorra come appunto allo scugnizzo per strada, perché sappiamo dai tempi di Cutolo che hanno frequentato le migliori scuole e vestono i migliori colletti bianchi. Quindi usciamo da questa retorica. Il tessuto napoletano soffre di una difficoltà, di una arte, sì, purtroppo, questo sì che è un ritornare su degli stereotipi, dell'arrangiarsi, ma per necessità, ma soprattutto tutta l'economia reale, quella, diciamo, lecita del paese, si basa sull'offerta del terziario, l'offerta turistica, culturale, sulla ristorazione, e questo è un settore che è stato immediatamente colpito e più duramente colpito. Noi in questa situazione, sia con il primo lockdown, dove invece al nord con tutti i codici Ateco hanno avuto grandi ristori aziende produttrici che pure non hanno tenuto in alcun conto la sicurezza sanitaria degli operai, come non tengono in alcun conto la sicurezza sul lavoro, diciamocelo, perché le morti sul lavoro non sono mai finite, sicuramente non sono finite adesso col Covid, e si è solo aggravata la situazione degli operai
che hanno dovuto lavorare nelle fabbriche, che hanno dovuto lavorare sui camion, che hanno dovuto lavorare nei magazzini, e quelle non si sono mai fermate. Si è fermato però tutto il terziario, si è fermato tutta l'offerta turistico e di ristorazione, del tempo libero e della cultura. E questo senza alcun ristoro, o comunque con dei ristori sicuramente marginali. Adesso addirittura si parla di un ristori bis, e questo trovo che sia gravissimo, in cui si valuta la possibilità di dare ristori differenziati a secondo le zone rosse, gialle e arancioni. Questo creerà un caos e una iniquità assoluta, perché già abbiamo visto come è successo nella prima fase e come si è dovuto lottare perché venisse distribuito, come dire, un riconoscimento del danno a tutta l'Italia, che è stata tutta nel lockdown, non solo le regioni più colpite. E oggi si fa lo stesso errore, quindi un secondo decreto ristori che vuole di nuovo e più dividere, quindi non solo le autonomie verso cui l'anno scorso già diciamo lavoravamo con grande preoccupazione, che, come è stato giustamente detto, finirà in legge di bilancio e quindi ci scivola dentro, perché noi quest'anno abbiamo solo potuto trattare il Covid, eppure autonomia è andato avanti, è andato pericolosissimamente avanti, nonostante le evidenze, l'evidenza che noi siamo un paese che non è né carne né pesce, perché noi siamo una repubblica parlamentare che dovrebbe avere un suo centralismo. Quell'errore del titolo quinto andrebbe riconosciuto e bisognerebbe mettere mano per sistemare quella faccenda. Lo abbiamo visto, l'abbiamo come dire praticamente verificato in questo anno bisestile del Covid, perché non solo i presidenti di regione hanno fatto grandi danni alla sanità, che hanno gestito autonomamente, e abbiamo visto il disastro non solo campano purtroppo, ma anche delle regioni del nord che credevamo di grande eccellenza. Ma noi ci siamo trovati anche di fronte a una difficoltà di avere una decisione che fosse uniforme, non dico unica come indiscutibile, ma unica come uniforme, uguale per tutti, su tutto il territorio, perché ancora adesso, ancora in questo momento, si sta tirando a chi vuole essere zona rossa e chi non vuole essere zona rossa. Perché la zona rossa sarà risarcita di più, perché il governatore di turno vuole togliersi qualche responsabilità, ma non è così che si prendono le decisioni, non è così. E quindi questo leaderismo da Totti, c'è un problema di connessione. Scusa Paola? No, adesso il problema, quello che abbiamo verificato da Totti, che vuole, diciamo, una diversa collocazione per gli anziani non più produttivi, e De Luca che ritiene la scuola un orpello, un parcheggio per le mammine che vogliono fare altro e che si illudono che le proprie figlie siano degli extraterrestri perché vogliono andare a scuola. Io credo che veramente abbiamo toccato il fondo, abbiamo visto il peggio del peggio. Il futuro non può che essere migliore, ma questo davvero non è un'analisi politica, è solo un'analisi pragmatica, perché più a fondo di così non possiamo fare, possiamo solo risalire. Io vi ringrazio, scusatemi se sono stata troppo lunga. No, grazie a te veramente Paola, ci tengo a pronunciare. Voglio ricordare che in questo momento e in questa situazione c'è la Whirlpool che chiude, Whirlpool che ha chiuso gli stabilimenti con SMS ai suoi lavoratori e ai suoi operai, e questo è gravissimo in una situazione in
cui sono bloccati i licenziamenti, che si protrae la cassa integrazione, la Whirlpool si permette, dopo aver preso fondi statali, di chiudere, e chiude solo in Campania. Questo è gravissimo, e la sofferenza dei nostri territori è incontenibile. Sì, ti ringrazio, condivido, che evidentemente. Un grande lavoro da fare. Prima di tutto ci tengo a correggere una pronuncia, perché non è il presidente della regione Liguria, non è Totti, ma Toti. Quindi su questa. Ho provato a dire Totti, ho provato, però sono napoletana. Lo sai che noi di Roma ci tocchi. No, ma ho detto Totti, ho provato. Capitano! Siamo sempre doppe, No, scusate, volevo alleggerire. Però è vero, la situazione nel sud è veramente una polveriera e c'è un grande lavoro da parte nostra da fare. E in parte si fa, nel senso che penso che ci stanno esperienze come quelle che abbiamo incontrato noi, ma le stesse rappresentanze sindacali che nel Meridione sono in prima linea a difendere non soltanto, come diceva Paola prima, il lavoro delle multinazionali che fanno shopping in Italia, Taranto uno degli esempi, ma anche quelle piccole esperienze di lotta faccia a faccia. Ecco, in questo senso penso che Loredana, se c'è, perché la vedo un po' frizzata. Ci sono. Eccoti, allora volevo dare la parola. Perfetto, non ti vediamo, ma ti sentiamo. No? Allora, io ci sono. Allora, innanzitutto stasera con noi doveva esserci anche di Sorge, voglio ricordare, che ci ha mandato appunto un messaggio dicendoci che in questo momento con i Sincobas stanno tenendo un picchettaggio. Perché è chiaro, come diceva anche Paola prima, questa è anche terra di lavoro ed è terra anche di lavoro negato. I Sincobas sono impegnati da sempre, ma anche in questo periodo, a mobilitare nelle piazze i lavoratori e le lavoratrici. Basta ricordare anche la mobilitazione che c'è stata sabato scorso dei Sincobas davanti tutte le sedi di Confindustria, e in merito a quello che diceva anche Giovanni prima, di una ministra che bolla delle queste rivolte che si stanno tenendo nel Mezzogiorno d'Italia, ma non solo nel Mezzogiorno d'Italia. Aspettate che ho... Eccomi qua. Non so se mi vedete perché mi stanno segnalando. Comunque dicevo, come un problema di ordine pubblico, questo non è assolutamente vero. È stata forse quasi una scusa per reprimere quella lotta operaia a Napoli davanti i Sincobas, una lotta alla quale poi è seguita quella dei lavoratori della Whirlpool, che ieri mattina bene hanno fatto ad occupare la stazione di Napoli, senza dimenticare lo sciopero dei metalmeccanici di domani. Ora però voglio prendere da un'affermazione che faceva Paola: il futuro non può essere che migliore. Il futuro non può essere che nel momento in cui non ci sarà più un governo come questo a gestire una fase di pandemia che, come diceva Giovanni, ha cambiato il mondo, quando non ci saranno più questi spettacoli immondi di presidenti di regione che in questo seconda ondata si ripresentano sugli stessi canali TV dopo che hanno pagato e ci hanno fatto pagare lo scotto di una... Quando ci sarà qualcosa di nuovo che realmente può mettere al centro una ricchezza sociale che attraversa la questione della riproduzione e della produzione. Ora è chiaro anche che la scadenza elettorale che c'è stata tra il primo lockdown e il secondo lockdown non è stato quello l'elemento di cambiamento.
perché noi non possiamo dimenticare il voto al referendum prima accennato da Natale Cucurese. Fame ha determinato un taglio del Parlamento, come non possiamo dimenticare il voto delle regioni, che è stata l'affermazione della conservazione e della restaurazione di chi aveva gestito una fase Covid e di chi ha avuto ancora una volta la fiducia dei cittadini. Però lo dicevo prima, paura e fame, perché almeno in Campania il voto è stato visto da troppi, da tanti, come l'occasione per mettersi in fila, l'ennesima occasione per mettersi in fila nella richiesta del favore, del piacere, nella richiesta del pacco, e tutti quei pacchi, tutti quegli elementi che il governo aveva tirato fuori, no? Come momenti di sussistenza alla fame e alla povertà sociale, sono diventati nel momento delle elezioni lo specchio del controllo sociale. Questo è stato in provincia di Salerno, questo è stato in tutta la Campania. E nel frattempo l'abbandono totale di misure strutturali sul fronte della scuola, della sanità e dei trasporti. Però mo ci vengono a dire: prendete meno mezzi di trasporto. Per fare cosa? Visto che ci è consentito solo di andare al lavoro. Quindi oggi noi abbiamo l'unico elemento strutturale è la traduzione di svegliati, produci e crepa. Questo è quello che i DPCM ci vengono a dire. In quella che chiaramente prima criticava Paola, no? La suddivisione delle zone verde, rossa, arancione, su questi nuovi parametri che si vanno ad inventare. Perché abbiamo l'emergenza sanitaria? E che cosa è stato fatto sul fronte della sanità pubblica? Ci vengono a dire che nella nuova manovra di 40 miliardi di euro solo 6 vanno alla sanità. E nessuno si è preso il lusso di agire con i tamponi territoriali di massa. Anzi, ci vengono a dire, almeno in Campania, che i tamponi si fanno sui sintomatici. E come andranno a fare il tracciamento? Io abito vicino a un centro Covid, ospedale. Luglio era spento, ad agosto c'erano delle luci. A settembre iniziavo a contare le ambulanze che salivano, ora non le conto più. Stiamo parlando di una struttura piccola, non stiamo parlando delle ambulanze che ora ci vengono date dalle immagini in fila a Torino. Se qualcuno poi immaginava che Napoli, il mezzogiorno d'Italia, la Campania rispondeva ancora con le tamborre sui balconi, questi qualcuno si sbagliano. Perché Napoli, il sud d'Italia, ma anche il resto d'Italia, ha risposto con delle rivolte, le agitazioni. E la ministra all'interno non può venire a bollare la manifestazione del 23 ottobre di Napoli come una manifestazione in mano alla camorra. Quella manifestazione è la risposta ad un irresponsabile presidente della regione Campania che annuncia un lockdown regionale per mezzo di una diretta Facebook. Ma ci rendiamo conto di che cazzo stiamo parlando in quella che descriveva bene essere la regione del lavoro sommerso, del lavoro nero, della povertà, della chiusura delle fabbriche, del fallimento della gestione sanitaria, dei trasporti e delle scuole portata avanti nei mesi che vanno da maggio ad ora e ancora prima? Bene, l'annuncio del lockdown senza paracadute sociale ha portato la gente nelle piazze, a Napoli come a Nocera, come a Cava, come a Salerno. Ora però noi, penso, non possiamo nemmeno più immaginare di attraversare quelle piazze con una logica superficiale come ha fatto la ministra, dicendo piazze sono fasciste, sono antifasciste. Non possiamo permetterci come sinistra una analisi così superficiale, perché così un messaggio alla ministra: ma noi la camorra la viviamo quotidianamente,
La camorra non era, poteva essere in una piazza, magari per difendere i propri interessi, ma sul Ministero dell'Interno che deve intervenire. Quegli interessi noi li conosciamo perché stanno negli appalti edilizi, negli appalti della sanità, sui quali però tutti tacciono oppure si girano dall'altra parte, perché quegli interessi sono utili anche ad alcuni, no, rami della politica, perché portano voti, perché portano consenso, perché portano controllo sociale per il consenso. Ora dicevo le rivolte sociali. Quello che sorprende, quello che abbiamo vissuto alcuni di noi all'interno di queste rivolte sociali è la rivendicazione alla libertà. A noi la parola libertà fa simpatia perché rappresenta una, cioè, come dire, dei principi fondatori della libertà della rivoluzione francese. Ma in quello che è il mutamento sociale, questa libertà oggi non è quella libertà che noi intendiamo, è libertà individuale. La parola libertà è figlia di quella che è il potere del consumo. Quindi abbiamo assistito all'inneggiare la libertà individuale con forme di negazionismo, la libertà di consumo, di guadagno, di conservazione di uno status, di ricerca dell'edonismo. E è una libertà nella quale la destra a doppio petto ha portato in piazza i commercianti. E forme di libertà individuali rispetto alle quali forme più estreme di destra hanno rivendicato alcune piazze come quelle di Roma. Ma quella libertà figlia del potere del consumo sta dentro quella che è una straordinaria trasformazione antropologica di cui tante volte ci siamo interrogate, che sta in questo nuovo ordine culturale di una della società italiana, dove si attraverso il passaggio dal capitalismo di produzione al capitalismo di consumo sono stati trasformati gli assi portanti della società. Si passa quindi dall'asse lavoro, politica, istituzione, futuro all'asse consumo, territorio, libertà e presente, non più futuro. E alcuni dei protagonisti di queste rivolte sociali, di queste rivolte urbane, che a volte rappresentano anche le nuove generazioni, quindi non stiamo parlando di protagonisti leader, ma di geni in carne e ossa che va nelle piazze per rivendicare la libertà di agire, il territorio come spazio di possesso e soprattutto anche noi come spazio liberato dalle istituzioni, e il consumo, emozioni, comportamenti, che purtroppo non è più il consumo inteso come bisogno collettivo sociale. E qua si colloca quella che è la nuova questione meridionale, quella che noi stasera abbiamo definito la polveriera del sud. E qua io sono molto molto d'accordo con Giovanni quando dice bisogna a questo punto organizzare la rivolta, bisogna organizzare il conflitto, la lotta di classe all'interno di un conflitto sociale dove il mutualismo deve agire come contropotere e forma di lotta anticapitalista. E noi come sinistra dobbiamo agire, secondo me, partendo dall'idea stessa di considerarci delle case matte della resistenza per la riappropriazione della ricchezza, quindi in un'idea di redistribuzione, ma soprattutto come riappropriazione del bene comune, di un bene che appartiene a tutti. Perché in questo momento, dove l'agitazione continuerà, dove le rivolte continueranno e che oggi sono prive di un manifesto politico di cambiamento e di messa in discussione di un sistema, io ritengo che anche per sedare questo vento di destra, di fascismo, che entra nella rivolta sociale, solo
un'opposizione di lotta anticapitalista che tende però ad una rivoluzione sociale può diventare l'elemento per il quale noi possiamo organizzare la rivolta sociale, non mettendo il cappello alla rivolta sociale, ma attraversandola, partendo dai bisogni delle persone, di ognuno e ognuna di noi, e attraversare questo momento di pandemia che ha cambiato il mondo, che ha trasformato il sistema, ma che nella trasformazione del sistema o noi ora agiamo e subito, creando. Gigi Proietti diceva una cosa e chiudo: la sinistra ha bisogno di un'illuminazione, l'illuminazione è arrivata, agiamola in una contrapposizione anticapitalista che al centro ha la rivoluzione sociale. Ho chiuso. Grazie Loredana, e ringrazio tutti i partecipanti all'incontro. È evidente che noi questo cammino lo continuiamo perché abbiamo bisogno di intercettare le tante intelligenze che il Sud, le tante forze che esistono nel meridione d'Italia, e soprattutto serve non soltanto per le persone che vivono il Sud, ma serve per tutti i cittadini italiani, perché la riconquista di quell'equilibrio dello Stato è il presupposto per la giustizia sociale in tutta Italia. Intanto vi ringrazio ancora e vi chiedo di mantenere questo filo che ci unisce per continuare insieme nelle prossime giornate a continuare questo percorso con Laboratorio Sud. Grazie ancora a tutte e a tutti. Grazie Paola Nunez. Sì, buonasera a tutti. Ciao Roberto. Grazie Giovanni. Grazie Natale. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao Loredana.